La situazione è stata drammatica soprattutto venerdì perché la neve cadeva ne sopra altra neve e sono rimaste molte persone isolate. Gli anziani, sinceramente, che abbiamo contattato telefonicamente, a parte la paura della neve sui tetti, era tranquilla, si era organizzata. Alcune frazioni non si sono lamentate, hanno avuto pazienza, hanno aspettato, è scattata la solidarietà dei vicini, quindi la gente di montagna ha saputo adattarsi bene alla situazione. Chi ha sopportato meno questa forte pressione è la gente che da fuori è venuta a abitare sul nostro territorio, magari ha comprato case isolate, si è trovata in forte difficoltà perché questa è stata una nevicata Anche eccezionale. stranieri. Molti stranieri, infatti abbiamo evacuato dei tedeschi, abbiamo preso i contatti noi al mattino, li avevamo informati che avremmo organizzato l'evacuazione, alla sera i vigili del fuoco infatti li hanno raggiunti, ma era situazioni drammatiche, cioè 2 metri di neve, la gente dovevano fare quasi dei solchi per raggiungere le abitazioni, poi le foto si sono I casi vedute. più drammatici, quali sono Casi più stati? drammatici, sinceramente, non è che ce ne sono stati in particolare, a parte piccole emergenze, piccole o grandi emergenze che si è cercato di risolvere man mano che si sono presentate. Abbiamo cercato di raggiungere tutti, dalla persona anziana alla persona giovane che si è trovata in difficoltà. Infatti, già dal primo giorno la forestale era andata a prendere un ragazzo che era rimasto completamente isolato, ci ha badato l'intero pomeriggio per raggiungere l'abitazione, peraltro con l'aiuto anche di un trattore perché neanche il fuoristrada della forestale riusciva a raggiungere. Adesso l'intervento stanno facendo i vigili del fuoco per le mucche che rischiano di rimanere schiacciate sotto la capanna sotto la loro stalla, il tetto della stalla. Ma siamo arrivati anche a raggiungere i cani, perché molti hanno i cani in campagna, quindi abbiamo cercato di raggiungere anche questi, stiamo portando il mangiare agli anziani, infatti anche la Protezione Civile si sta muovendo su questo piano. Dai primi giorni alcune famiglie di anziani soli sono stati monitorati in modo tale tutti i giorni o li contattavamo telefonicamente oppure andavamo a trovarle in modo da più che altro per rassicurare queste persone. Altre cose drammatiche per fortuna allo stato attuale non ci sono. Con lo scioglimento della neve poi vedremo eventualmente i danni perché comunque abbiamo dato l'ok a far uscire tutti i mezzi possibili che erano sul nostro Ecco, quante territorio. ditte impiegate Le ditte esterne? impiegate erano in totale non erano tante, ma hanno portato fuori tutti i mezzi che avevano. Purtroppo nella giornata di venerdì, nell'ambito della tormenta, alcuni mezzi non sono riusciti ad uscire. Abbiamo avuto anche ditte che hanno lavorato sotto la tormenta senza cabina, quindi in situazione di gelo, però sono uscite e hanno cercato di aprire le strade. Altri hanno portato fuori tutti i mezzi che avevano, abbiamo chiamato anche altre ditte a dare supporto perché dopo 10 giorni hanno cominciato i mezzi a rompersi, sono usciti anche i cingolati perché alcune zone non era possibile raggiungerli con i gommati, neanche con le catene. Ecco, questo diciamo, per il circondario, no? Le zone di campagna, di montagna. Dentro Cagli invece, lamentele Dentro Cagli oppure. no, adesso c'è un po' il timore per i tetti, le case vecchie fanno paura per i tetti, gli ingegneri che si sono resi disponibili nell'elenco della prefettura che ci è stata mandata stanno già lavorando, monitorando i vari edifici, monitoreranno anche gli edifici pubblici anche prima dell'apertura delle scuole, più che altro è una garanzia, non ci sono segnalazioni o altro, è una garanzia Per di la sicurezza. polizia, parlo della polizia delle La Polizia strade, ecco. delle Strade, per fortuna, avevamo portato via la neve. Cioè, nel momento di pausa, tra mercoledì e giovedì, camion di neve erano stati portati via, portati nella zona di Sant'Emidio, ammucchiati lì, perché sennò avremmo completamente bloccato la città. Ora, purtroppo, bisogna ricominciare da capo a fare quel lavoro che era stato fatto Qualche prima. lamentela per i vicoli. I vicoli purtroppo sono stretti. Una volta la gente si adoperava anche con la pala. Oggigiorno aspetta che arriva il comune. La Protezione Civile, i ragazzi della Protezione Civile hanno dato una mano. Gli scout sabato pomeriggio hanno aperto alcuni vicoli. Abbiamo cercato dove era possibile di andare in aiuto, soprattutto dove c'erano anziani, coloro che non riuscivano a fare questo lavoro, perché la neve è tanta, è tantissima.
I rifiuti, stamattina ho visto che... I rifiuti, e lì è stato un problema, perché avevamo chiamato l'altra settimana, avevamo chiesto di intervenire, almeno di liberare i cassonetti con i loro operai, la risposta è stata negativa, cioè non era possibile, i mezzi non potevano uscire di ammucchiare i sacchetti. Ora, con tutta questa neve, soprattutto nella periferia, gli animali selvatici si stanno arrivando. Stamattina hanno visto una volpe in Viale della Vittoria, quindi dentro il centro abitato. E gli animali in giro ci sono, quindi questi cassonetti, molti chi in campagna ha fatto la buca, ha buttato i sacchetti nel giardino, la coperta, e poi li ritirerà fuori più là. Però il servizio è mancato, eccetto magari nel centro, dove un camioncino passava a raccogliere i sacchetti lasciati fuori. In periferia purtroppo c'è questo problema.